Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo in questo bellissimo giardino dei frati minori cappuccini qui a San Giovanni Rotondo per raccontarvi quanto ci scrive una nostra amica Elisabetta Iezzi Fiorelli a questa email che vedete in sovrimpressione. Oggi per raccontarvi qui la testimonianza di Elisabetta, che ci racconta quello che accadde al papà Ruggiero, un giovane sottufficiale in carriera che venne proprio qui a San Giovanni Rotondo e insieme ad un tenente, ad un capitano, erano in quattro, e un altro soldato, ebbero l'opportunità di essere ospitati proprio al refettorio con i frati del convento e mangiare insieme a Padre Pio. Lei nel racconto ci descrive come papà Ruggiero era molto imbarazzato, perché innanzitutto era anche un po' curioso, ecco, non credeva alle stimmate che però, ci racconta Elisabetta, ebbe modo di, stando accanto a Padre Pio, non di vedere, ma ebbe modo di sentire, ovvero percepire. Lei ci descrive che il papà ebbe un brivido quando si andò a sedere al refettorio insieme a tutti gli altri frati, un brivido, sentì che quelle piaghe emanavano un odore di rose e violette. E intanto quando arrivò il piatto e videro che Padre Pio mangiava solo un po' di formaggio con un po' di pane, a differenza loro che mangiavano un piatto di pasta abbastanza corposo, gli chiesero: ma come mai padre lei mangia così poco? E lui disse: questo è il mio pranzo, io non mangio molto, non ho tanta fame. Poi ci racconta anche che il papà Ruggiero ebbe anche il privilegio di essere confessato da Padre Pio. Ecco, qui ci fu un po' la svolta, perché la sua confessione, ci racconta Elisabetta, fu unilaterale. Era Padre Pio che gli diceva tutto quello che aveva commesso. E poi alla fine ci fu una domanda da parte di Padre Pio: ecco, ricordi ancora qualcos'altro? E lui, ci racconta Elisabetta, che disse: no padre, non ricordo più nulla, ho detto tutto. Anzi, e fu Padre Pio stesso a ricordargli quanto era accaduto qualche anno prima, in ordine ad una questione personale che, è chiaro, Elisabetta e lo stesso papà Ruggiero non ha raccontato, perché appunto detta in confessione, ed era proprio Padre Pio che gli apriva il cuore. E questo ragazzo, questo giovane sottufficiale, che era un po', possiamo dire, convertito anche da questo incontro con lo stesso Padre Pio, racconta anche che l'indomani parteciparono alla Santa Messa alle 5 del mattino. E una cosa in particolare ci piace qui sottolineare e condividere con tutti voi, che dopo l'assoluzione della confessione del giorno prima, Padre Pio gli chiese cosa avrebbe voluto da Gesù, ecco, questo giovane sottufficiale in carriera con tutta la vita davanti. Mio padre, scrive Elisabetta, gli rispose che avrebbe pregato di avere sempre un buon lavoro, perché voleva veramente una famiglia. E questo accadde nella sua vita, racconta Elisabetta, perché in fondo papà era una brava persona. Prima di morire sentì nella sua stanza quello stesso profumo di rose e violette che percepì e sentì qui a San Giovanni Rotondo del refettorio, segno che Padre Pio era andato a prenderlo per riportarlo a casa.